Il 31 dicembre sono scaduti i finanziamenti per pagare i lavoratori del reddito minimo di inserimento di tutta la Sicilia. La Regione non ha finanziato al momento nuovamente questi contratti e sembra che non li finanzierà. A Caltanissetta sono un centinaio i lavoratori del reddito minimo di inserimento che quindi si ritroveranno senza lavoro, ma come detto non è responsabilità del Comune, ma se la Regione non li finanzia più non avete più possibilità. Sì, la situazione è particolarmente drammatica. Questi lavoratori, oltretutto sono 106 circa, sono inseriti nell'organico e lavorano ovviamente e fanno un lavoro eh, anche importante eh, per il Comune. La situazione è a oggi, non è detto che la Regione non, eh, non li finanzierà, abbiamo eh, delle informazioni rispetto a questo, stanno lavorando per eh, firmare il decreto, comunque un'autorizzazione e eh, questo ci darà la possibilità immediatamente noi di rinserirli di nuovo. Eh, devo dire che noi le abbiamo mantenute dal 31 fino al giorno 7 con i fondi nostri però è un costo esagerato nel senso che ci vogliono 700 mila euro circa che il Comune in questo momento non ha stanziamenti per poter eh, continuare in questo senso eh, io eh, sono ottimista rispetto a questo dalle cose che mi hanno detto a livello eh, regionale eh, e quindi non, subito appena mi arriverà il eh, decreto automaticamente li metterò di nuovo in, eh, in servizio Assessore, un'iniziativa invece che è proprio del Comune di Caltanissetta e del suo assessorato è quello del lavoro solidale. In cosa consiste e quando partirà? Il lavoro solidale, eh, abbiamo finito eh, la graduatoria già un mese fa circa, sta lavorando, eh, stanno lavorando gli uffici, eh, speriamo che entro fine mese partirà. È un lavoro eh, che ci dà la possibilità di inserire eh, i meno ambienti, eh, al posto del sussidio si daranno dei, dei voucher e eh, saranno eh, inseriti come lavoro eh, solidale, cioè prestazioni eh, che dureranno sei, sei mesi eh, per servizi che si faranno eh, al comune, eh, per quanto riguarda eh, eventualmente anche dei lavori eh, di beneficenza alle associazioni o, o addirittura anche all'interno eh, del, del comune stesso. Eh, saranno eh, circa un, un, un 40 lavoratori, eh, il sussidio che è sotto forma di voucher eh, praticamente darà la possibilità di avere eh, all'ordo 400 euro al mese.